Buonasera a tutti e tutte, bentornati a una nuova puntata di A Tu per Te, podcast ideato, realizzato e prodotto dall'Informa Disabile della città di Torino in collaborazione con l'associazione Volonbright. Siamo giunti a questa settima puntata, torniamo a parlare di Paralimpiadi perché si sono concluse da poco quelle di Pechino 2022 e abbiamo il piacere di avere ospite qui con noi il vice capitano o assistant captain, come si dice in gergo, Andrea Macri della Nazionale Italiana di Para Ice Hockey. Benvenuto Andrea, grazie della tua disponibilità. Grazie, grazie a voi, grazie. Allora, Andrea, sei diventato famoso a queste Paralimpiadi perché sei finito addirittura sul New York Times. Raccontaci un po' questo aneddoto e soprattutto che cosa hai provato quando hai saputo di essere finito su un giornale così importante. Ma sicuramente è un piacere immenso, non tanto per me, ma il sapere che una rivista importante come il New York Times ha parlato del nostro sport. Mi fa un po' di tristezza ovviamente perché vorrei che se ne parlasse di più nel nostro paese, perché parlare della nazionale italiana di para ice hockey sul New York Times, una rivista di una nazione che non ha così tanto bisogno di far promozione per questa disciplina, e non vedere la stessa attenzione di una, ad esempio appunto una pagina intera di un quotidiano nelle nostre riviste sportive o non, quello mi ha dato un po' di amarezza, però ovviamente ripeto è una un'enorme chance di promozione che è stata importantissima e sono veramente contento che siamo riusciti a coglierla. E c'è anche una tua bellissima foto, non in primo piano però ti si vede bene, mentre esulti, dopo credo la vittoria nella finale per il quinto posto contro la Repubblica Ceca, giusto? Sì, esatto, e veramente mi ricordo ancora tutte le emozioni di quella partita. E io non sono un atleta che esulta molto spesso per partite, ma veramente è stata qualcosa di incredibile, perché dire che partivamo da sfavoriti è dire poco, dire che nessuno si sarebbe mai aspettato che potessimo giocare l'ultima partita, quindi con tanta stanchezza, meglio di una squadra che si è preparata 10 volte meglio di noi, non è inutile nasconderlo. Quindi è stato veramente bello e la tensione che poi finisce sono quelle braccia al cielo che si vedono nella foto e la gioia. Ecco, siete partiti appunto, avete iniziato con la Repubblica Ceca e avete finito la vostra Paralimpiade con la Repubblica Ceca. Prima partita all'esordio, una sconfitta per 5-0 che sembrava in effetti lasciare poche chance all'Italia, per poi invece andare a batterli anche con un bellissimo para ice hockey giocato molto bene, una vittoria anche emozionante perché è arrivata proprio con un pareggio in extremis grazie a un tuo gol tra l'altro. E quindi ve l'aspettavate di riuscire a fare questa piccola impresa vista la partita, soprattutto la prima partita del girone, oppure no? Sentivate, poi siete andati in crescendo comunque anche nelle altre partite, ma ecco, ve l'aspettavate sinceramente di riuscire a vincere? Allora, aspettarcela no, sapevamo che sarebbe stata difficile. Nel nostro sport la differenza poi che si è vista palesemente all'inizio del torneo è quello che c'è prima di presentarsi a una Paralimpiade, un campionato del mondo, una competizione internazionale, la preparazione che c'è dietro. Vedi una squadra che arriva lì, che ha fatto un percorso diverso, che si è preparata, ha fatto amichevoli con la Russia, ha fatto amichevoli, mi sembra che sia andata anche in Canada, ha fatto delle partite di un certo livello. Noi abbiamo fatto un torneo di qualificazione che abbiamo dominato, ma che era un torneo di qualificazione a un livello decisamente inferiore rispetto al livello che c'era a questa Paralimpiade. E quindi quello è il livello a cui più o meno il tuo gioco si adegua. Dopo purtroppo non siamo riusciti, soprattutto anche per motivi legati al Covid, non siamo riusciti ad organizzare quasi nulla. L'unica fortuna è stata poter fare alcune amichevoli con la Slovacchia, che più o meno è al nostro livello. E poi però si vede, appena arrivi lì abbiamo fatto un'amichevole con la Cina, che non è andata proprio tanto bene, ma
abbiamo cominciato già lì anche a salire di ritmo, quindi abbiamo cominciato a fare meglio. Poi è arrivata la Repubblica Ceca e loro sono arrivati lì pronti. E noi non possiamo dire di essere arrivati pronti allo stesso modo, siamo arrivati pronti all'italiana, nel senso che a quello che potevamo fare. Vai a crescere perché poi ti adegui al ritmo paralimpico, Repubblica Ceca, Slovacchia, Cina, poi vai avanti Corea che sai che ti stai giocando qualcosa di importante e anche quella è stata una partita veramente risultato molto bugiardo e poi Repubblica Ceca, però sai che stai giocando l'ultima partita non col livello con cui sei arrivato lì, ma con il livello che è cresciuto mano a mano, giorno dopo giorno, partita dopo partita. È una cosa poi che ha anche ricordato il vostro coach Massimo Darin al termine appunto della vittoria per il quinto posto sulla Repubblica Ceca. Siete comunque, vi siete confermati come la miglior nazionale europea e quindi questo immagino sia un grande orgoglio, soprattutto viste queste premesse che hai appena elencato. Sì, è un grande orgoglio, ripeto, io sono molto realista. Stare davanti, è inutile parlare ad esempio di squadre come la Svezia, squadre come la Germania, perché non erano neanche lì presenti. Le squadre europee lì eravamo noi, la Slovacchia, che era la sua prima apparizione paralimpica. Che purtroppo per modifiche relative al torneo, non dovute a causa di forza maggiore, alla fine il loro torneo si è concluso subito. Eravamo noi, Slovacchia e Repubblica Ceca. Ci siamo tenuti dietro la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Davanti hai ancora delle squadre, si è aggiunta anche la Cina adesso, delle squadre che semplicemente no, io non le vedo. Tutte inarrivabili perché, a parte gli Stati Uniti, anche il Canada, anche se il Canada è cambiato, ma le altre squadre sono assolutamente al nostro livello, però al nostro livello con più preparazione, con più atleti e cercando di arrivare lì con la convinzione di potersi giocare qualcosa e non già essere soddisfatti solo di essere lì. Ecco, quindi mi sembra che la vostra corsa sia principalmente sulle due asiatiche, sulla Corea del Sud soprattutto, e anche sulla Cina che è cresciuta molto, comunque l'ha dimostrato anche arrivando poi a vincere la medaglia di bronzo. E cosa vi manca secondo voi? Cioè, ci sono alcune problematiche che sono state già elencate, come ad esempio la carenza di giocatori, un bacino di 40 circa giocatori in Italia rispetto ad esempio a quello cinese, che oltre è un campionato professionistico. E può contare su più di 500 atleti. E cosa vi manca per raggiungerle o anche solo comunque arrivare a lottare per la vittoria? Perché poi alla fine con la Corea del Sud sì, è arrivata una sconfitta per 4-0, però comunque avete avuto le vostre occasioni per segnare e non c'è stato questo divario così netto. Quindi cosa manca? Manca tutto quello che c'è prima, quindi mancano i 4 anni precedenti a una Paralimpiade dove manca la preparazione. Quest'anno abbiamo fatto comunque già un piccolo salto di qualità grazie all'inserimento di un preparatore atletico, però nello staff, però un preparatore atletico all'interno di un gruppo di giocatori non professionisti fa veramente tanta fatica perché comunque il lavoro che lui ti può consigliare, che ti può dare, non sarà lo stesso lavoro che può fare un coreano, un cinese, un canadese o un americano. È un lavoro che è adattato ai ritmi di una persona che va a lavorare, come quasi tutti i miei compagni di squadra. E che poi nel tempo libero pratica questo sport. Come dicevo, infatti, è ripetuto quasi tutte le mie interviste. Noi siamo una squadra di amatori. Noi siamo una squadra di amatori. Non abbiamo ricevuto nulla fino alla Paralimpiade. Abbiamo fatto tutto questo. Abbiamo fatto raduni, tornei per la passione, non di certo per soldi. Ma non è che mancano i soldi. Perché, non, ripeto, noi non lo facciamo per quello, ma devi darci la possibilità di farlo diventare il nostro lavoro per chi può decidere di intraprendere questa strada. E come hai ricordato tu, mancano gli atleti. Nel senso, noi eravamo 17 persone,
ma con gli unici ad avere il terzo portiere, perché non c'era uno slot libero, un portiere comunque anche di una certa età, il più vecchio di tutto il torneo. Abbiamo il nostro capitano Cavaliere, che tanto di cappello per quello che riesce ancora a fare, ma lui è il primo a ripetere sempre: caspita, io mi farei subito da parte se ci fosse un ragazzo pronto, più giovane di me, perché anche questo sport da una certa età comincia a far male al corpo, alle spalle, e poi più meno riesci a fare preparazione di un certo livello e sicuramente più difficile diventa andare avanti. Mancano tante cose ancora. Adesso c'è forse l'opportunità più grande che è una federazione, un comitato, una nazione, un movimento può avere, che è una Paralimpiade in casa. Adesso noi abbiamo fatto vedere che il potenziale c'è, una base, anche se magari cambierà ancora un pochino, ma una base c'è ed è una gran bella base. Si può solo aggiungere qualcosa e speriamo, perché noi veramente non vediamo l'ora. Ecco, hai introdotto il tema di Milano Cortina 2026, Paralimpiade in casa, quindi Italia qualificata di diritto, quindi esserci ci sarete, questo è sicuro, credo. E, però tutti appunto dicono bisogna fare questo, bisogna fare quello, anzi, bisognerebbe migliorare, bisogna trovare degli atleti. Il problema però è come trovarli. Hai anche detto non è una questione di soldi, però ovviamente anche per fare raduni, per fare trasferte, per fare amichevoli, tutta l'organizzazione ha un costo. Quindi ti chiedo, dal tuo punto di vista, che è un punto di vista appunto di un atleta, quindi di un agonista, non di un burocrate, di un organizzatore, e cosa serve? Cioè, cosa si dovrebbe fare? Perché questa è una domanda, cioè, tanti fanno la domanda, ma in pochi forniscono delle soluzioni. Tu ti sei fatto un'idea su questo? Quello che io ho visto negli ultimi anni è che ovviamente il mondo è cambiato, ragazzi giovani con disabilità o senza disabilità hanno in mano un mezzo che è il telefono, comunque si basano molto le loro scelte anche mi viene in mente di dire tipo l'appetibilità di uno sport, la visibilità di uno sport. Ci sono personaggi molto famosi nel nostro paese che praticano determinati sport, ma che comunque non sono riusciti ad avvicinare così tanti atleti alla loro disciplina. Quindi non serve quello, non serve incentrare tutto magari sul singolo o incentrare tutto sulla persona. Bisogna far vedere lo sport, bisogna farlo conoscere, bisogna pubblicizzarlo il più possibile, ma non pubblicizzarlo, fare una locandina e appenderlo in un palaghiaccio. Bisogna pubblicizzarlo investendo magari in uno spot televisivo. Perché la gente che vede, io tutti quelli che in 10 anni di Paraiso che ho conosciuto, che si sono avvicinati, che hanno visto per la prima volta una partita, non ne ho sentito uno che abbia detto che noia, che brutto, non lo guarderò più. Ma ho sentito, ah ma davvero? Ah, ma ci sono le Paralimpiadi invernali? Ah, ma cos'è, che discipline ci sono? Ah, ma giochi a hockey? Ah, ma come fai? Ah, ma come è fatto lo slittino? Bellissimo avere la copertura anche televisiva, ci hanno veramente aiutato tantissimo. Ma lì viene la mia vena critica fuori. Perché non eravamo su Rai 2, ad esempio, ma Rai 2 trasmetteva, se non ricordo male, le gare dell'uscì di Di notte. notte? Ma poi quando toccava a noi, ma non perché eravamo noi, poteva essere anche il wheelchair curling, non mi interessa, ma perché quando poi comincia a essere le 9 del mattino dobbiamo andare sulla nostra TV sportiva, che non è la TV sportiva americana, con tutto rispetto parlando. Bisogna sempre voler di più, perché finché ci accontentiamo, ci siamo accontentati per 10 anni e io a casa di medaglie paralimpiche non ne ho. Ad andare avanti così, e non ne ha nessuno dei miei compagni di squadra. Se vogliamo avere qualcosa a casa tra 4 anni, portare a casa qualcosa, anzi vincerlo in casa, che è ancora meglio, bisogna voler di più, bisogna richiedere di più, ma non perché siamo arroganti o siamo esosi o perché vogliamo, pretendiamo, no, è perché siamo atleti anche noi, vogliamo semplicemente vincere per il nostro paese, cioè vogliamo veramente
cantare il nostro inno con una medaglia al collo, non è che chiediamo chissà cosa, ma noi non lo possiamo fare da soli, quindi ci serve quello, ci serve quindi che vengano pubblicizzati anche il nostro piccolo campionato. Nessuno lo pubblicizza, nessuno. Vanno fatte locandine, sì, ma da appendere in posti strategici. Vanno invitati magari gli atleti delle altre discipline. Venite a vedere il Paraiso, che c'è il campionato italiano. Bisogna cercare sponsor, perché lo sponsor ti aiuta con la visibilità, ti aiuta con i canali social, ti aiuta con tante cose. Ma se nessuno lo fa, non andiamo da nessuna parte. Noi siamo riusciti addirittura a trovare uno sponsor che ci ha fornito un prodotto, ma l'abbiamo trovato noi, così scrivendo tramite social media, prima di partire per una Paralimpiade. Ci ha omaggiato di un regalo bellissimo, che era una cassa che noi utilizziamo per la musica, ed è stata la prima volta da quando io gioco a questo sport che siamo riusciti ad avere una specie di partnership, ma che abbiamo ottenuto da soli noi, chiedendo, informandosi. Il mondo è cambiato, non serve più tipo cambiare, fare uno spot televisivo cercando giocatori così per creare la squadra come a Torino 2006. Adesso bisogna cercare atleti, che abbiano voglia di impegnarsi, di sacrificarsi tanto, impegnarsi, allenarsi, fare tornei, andare in palestra, seguire tutte le direttive che lo staff ci dà. E poi sapere che vai lì, vai a Milano Cortina, sei nel palaghiaccio di Milano e sei lì per giocarti una medaglia. Punto. Sì, è anche vero che almeno in Italia le squadre di para-ishockey sono tutte promosse da piccole associazioni sportive, che purtroppo, come tutte le piccole associazioni, fanno fatica a recuperare appunto anche le risorse per poi mettere in pratica queste cose, anzi spesso riescono a farlo facendo anche i miracoli. E secondo te la scuola può dare una mano da questo punto di vista, soprattutto magari con i ragazzi più giovani, ad avvicinarsi, i ragazzi e ragazze con disabilità, alle discipline? Avete fatto anche qualche tentativo in questo senso già, oppure no? Allora, riprendo solo velocemente il discorso delle società, che è un discorso importantissimo ed è vero, hai perfettamente ragione, ed è comunque anche un quinto posto alla Paralimpiade, e grazie a un lavoro veramente difficile fatto dalle piccole società sportive, che sono tre. E io parlo per la mia, ovviamente, che è Sport di Più, che è una società che comunque dà l'opportunità di praticare sport paralimpico per atleti, ragazzi, che cerca sempre di trovare ragazzi giovani con disabilità. Quindi quella credo sia una delle cose più belle, una cosa che io non sapevo neanche esistesse prima di avere l'incidente. Quindi un grazie enorme va a loro, a tutte e tre le società, perché veramente se non fosse per loro non saremmo neanche lì, non saremmo neanche stati lì a giocarci neanche forse un settimo posto. Quindi quello ci tenevo, è una cosa importante. Le scuole è un tema un po' particolare, perché abbiamo già fatto diversi, una volta c'era un progetto con il Comitato Paralimpico Piemontese che si chiamava Paralimpismo Cos'è, anzi andava nelle scuole, io mi occupavo della scherma all'epoca, poi c'era Andrea Ciazchiarotti che portava il materiale da hockey, poi c'era Silvia De Maria che portava il materiale per il tennis e Fabio Piscitello che portava il materiale per il basket, si facevano provare i ragazzi, era molto bello. Quello serve più per educare una mente giovane, la prossima generazione, alla disabilità che non è solo quella sportiva, ma è la disabilità al vedere una persona senza una gamba e non schifarsi, ma fare wow, come fanno in tutti gli altri paesi dove io sono stato. Quindi quello è un secondo me un tassello fondamentale. Forse non dovremmo farlo tanto noi come atleti, cioè noi dovremmo essere magari degli esempi, degli ospiti, ecco, ma io vedrei molto bene come proprio parte, ad esempio, di educazione civica, una cosa del genere, o comunque un qualcosa che va affrontato, perché è importante. E
Europe, se mi chiedi se la scuola è importante per trovare nuovi atleti, tutti Difficile. questi anni è molto difficile perché è difficile trovare dei ragazzini, soprattutto giovani, 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 che già non pratichino sport. Per fortuna, lo dico veramente con tanta gioia. E ci sono capitate tanti ragazzi, tanti bambini che avessero però delle disabilità molto gravi, soprattutto intellettive, che quindi per il nostro sport purtroppo non sono classificabili, e neanche per le altre discipline, ad esempio in vista di Milano Cortina. È utile sicuramente a loro per l'integrazione, per far vedere che ci sono sport anche per loro, certo. Però se vogliamo trovare atleti per il para ice hockey, per lo sci, per il wheelchair curling, forse non è proprio nelle scuole, ma è come hai detto tu all'inizio, bisogna forse già trovare degli atleti già formati, magari da altre discipline, o magari andare a cercare, mi vengono in mente ovviamente per il nostro sport servono tanti amputati, andare a cercare nei centri protesi, andare un po' lì a promuovere, a fare giornate di promozione, bisognerà creare magari qualche nuova squadra, perché no? Ma c'è Milano Cortina, io continuo a vederla con gli occhi a cuoricino, Milano Cortina, e vorrei che tutti quanti, anche qua tutte le persone al di sopra di me che devono prendere queste decisioni politiche, come dicevi tu, e che anche loro comincino a vederla con lo stesso entusiasmo con cui la vedo io. Bene, dai, speriamo di poter ritrovarci fra 4 anni e parlare di un bacino di magari, che ne so, 50 giocatori anziché 35-40. Faremo al possibile anche con le facendo puntate come questa, sperando che possa dare una mano. Ci sarebbero tantissimi argomenti, dobbiamo però un pochino correre. Ti chiedo brevemente di dirmi com'è stata la tua Paralimpiade invece. Sempre dal punto di vista agonistico, sei soddisfatto oppure pensavi, speravi di riuscire a fare qualcosa in più come Sono stato molto 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 soddisfatto. al di là della No, notorietà delle tue. vabbè. No, sono stato molto soddisfatto perché a livello agonistico sono stato il giocatore di tutte le squadre che ha giocato di più, nella Paralimpiade, nonostante io avessi anche una partita in meno rispetto a chi avesse giocato la finale. Quindi sono molto contento perché vuol dire che il mio fisico, scusami, ha retto. Non sono arrivato al mio 100% lì perché ho avuto vari problemi sanitari prima che mi hanno impedito di prepararmi come avrei voluto. Però comunque l'ho vissuta bene. Abbiamo tutti quanti dato il 100% e come ho detto, tutte le interviste, subito dopo ogni partita, io non smetterò mai di ripetere quanto io sia così orgoglioso di far parte di quel gruppo, perché veramente ho visto il sacrificio, ho visto la voglia di non mollare mai, che forse anche persone che non hanno avuto così tante possibilità di giocare prima o anche durante la Paralimpiade stessa, ma tutti quanti hanno dato il loro, chiunque, chi non giocava, chi giocava, chi giocava di più, chi giocava di meno. È stato un gruppo di persone, ripeto, amatori di questo sport, e quindi è stato bellissimo. A livello poi di risultati, uno dei risultati migliori che potevamo ottenere l'abbiamo ottenuto. Come Paralimpiade è stato un po' particolare, perché comunque una Paralimpiade è completa e sei all'interno di una bolla, veramente con la B maiuscola. C'è stata la guerra, inutile nasconderlo, è arrivata anche alla Paralimpiade perché sappiamo bene le decisioni che sono state prese, l'esclusione dei russi, sono state tante cose un po' particolari, però adesso io sono a casa, mi guardo indietro e vedo veramente la mia quarta Paralimpiade passata, bellissima, veramente bellissima, grazie alle persone, perché poi sono le persone che ti creano la bellezza delle cose. Ecco, allora entriamo dentro un po' quello che è stato tutto il contorno del gioco, che poi è sempre la cosa più importante, ma non c'è solo quello. Com'è stato vivere il villaggio a Pechino? Perché voi eravate a Pechino anche alla luce delle restrizioni anti-Covid, come ti sei trovato? Com'è stato? Eravamo a Pechino, ma potevamo essere in qualunque altra parte del mondo perché non abbiamo visto nulla. Sono riuscito a intravedere la muraglia cinese mentre ero sul pullman che andavo in gita all'altro villaggio.
veramente sono stati molto bravi a livello proprio di misure restrittive, misure anti-Covid. Noi tutti i giorni ci svegliavamo, andavamo a fare un tampone molecolare, tutti i giorni, è diventata l'abitudine. Mascherine, guanti, disinfettante per le mani ovunque. Comunque sono riusciti a creare un ambiente veramente sterile, passami il termine. Però mantenendo al massimo del possibile cercare di trasmetterti comunque la gioia di essere a una Paralimpiade, quindi magari con varie attività, c'era una sala giochi all'interno del villaggio Quindi, se bellissima. possiamo riassumere, è stato sterile dal punto di vista batteriologico, ma non dal punto di vista umano. No, esatto. No, no, dal punto di vista umano è stato veramente pieno di energia, pieno di gioia. Questi volontari, che erano quasi tutti ragazzi giovani delle varie università cinesi, e avevo paura sì di vedere tante persone, ma che la maggior parte non sapessero manco cosa fare lì. E invece ognuno aveva il suo ruolo, erano molto disponibili veramente per qualunque richiesta. Erano contenti, veramente, realmente felici che noi fossimo lì. Quindi eravamo veramente gli eroi, non solo i cinesi, ma anche noi italiani. Quindi era veramente molto bello viverla in questo modo. E era una condivisione, si condivideva quello spirito paralimpico, olimpico anche con loro. Quindi bellissimo. E io più che un enorme grazie a tutti loro per i sacrifici, perché veramente non era facile vivere 24 ore su 24. Oddio, mentre dormivano no, ma meno 12-13 ore al giorno vestiti completamente in tenuta anti-Covid, è stato veramente, credo, molto difficile per loro, senza contare le quarantene lunghissime che hanno dovuto fare prima e che stanno ancora facendo adesso. Quindi un enorme grazie veramente ai volontari di Pechino e di tutta la Paralimpiade, perché sono stati meravigliosi. Curiosità personale, voi una volta fatto il tampone dovevate girare sempre con la mascherina o comunque potevate Sem evitarla? sempre con la mascherina, Comunque sempre. sempre. Ok. Lasciamo allora il villaggio perché purtroppo siamo quasi in conclusione e affrontiamo quello che è un po' stato il tema più purtroppo non un po' più piacevole, che è stato appunto l'esclusione degli atleti russi dalle Paralimpiadi, un'esclusione che è arrivata in extremis perché gli atleti erano già presenti al villaggio, quindi sono dovuti tornare a casa. Prima c'era stata una decisione più soft da parte del Comitato Paralimpico Internazionale che aveva detto di gareggiare sotto bandiera del Comitato Paralimpico, quindi in modo Bandiera neutrale, senza neutrale. simboli della propria nazione. Poi è arrivata invece la decisione drastica di decidere per l'esclusione. Tu che idea ti sei fatto su questa decisione? Sei stato d'accordo o si poteva fare diversamente? E poi soprattutto si è parlato di tensioni dentro al villaggio. Tu hai percepito qualcosa? Allora, partendo da quest'ultimo punto, no, la risposta è no. Nel nostro villaggio a Pechino erano presenti, appunto, era presente la squadra russa. Non ricordo se c'era anche quella di wheelchair curling, ma sicuramente c'erano i ragazzi del para ice hockey. Non c'è mai stato un problema e ce l'hanno anche confermato loro. Le tensioni ho saputo che hanno cominciato a verificarsi nel momento in cui è arrivata la delegazione ucraina, perché ci si doveva aspettare a un certo punto che, visto anche il conflitto, come stava procedendo, come stava andando avanti, che nel momento in cui la delegazione ucraina sarebbe arrivata nello stesso posto, condiviso con la delegazione russa, qualcosa sarebbe successo. È ovvio che io mi aspettavo quella che, appunto, continuavano a proclamare l'integrazione, quella che per me è il mio punto di vista di Andrea Macrì, quella che dovrebbe essere la pace. Quindi quella che si vedeva ad esempio all'Olimpiade, quando l'atleta ucraino e l'atleta russo, mi sembra dello snowboard, si sono abbracciati. Forse quello era quello che chiunque avrebbe voluto vedere. Però non è stato così. Perché? Perché comunque dall'Olimpiade, da quell'abbraccio che si è visto in tutto il mondo, le cose però sono cambiate. Quindi bisogna anche essere realisti in quello. Le cose sono cambiate. I morti purtroppo sono aumentati nel mentre, i feriti, le bombe che cadevano e tante cose che purtroppo si leggono ancora oggi su tutti i notiziari.
Però è ovvio che stiamo parlando di sport. Io sono un atleta, non sono un politico, e per me avrei voluto che lo sport vincesse su tutto. È un sogno, una cosa un po' utopistica, certo. Però io quello sono, un atleta, e faccio quello perché mi piace, perché ho la passione, ho l'amore per quello che faccio, che è sport, in quel momento lì è lo sport. È ovvio che il mio sogno sarebbe stato quello di vedere lo sport vincere anche su una cosa brutta come la guerra, ma purtroppo quello che si è visto è che non è stato così, che la guerra è entrata in modo metaforico ovviamente, è entrata all'interno del villaggio. E sì, ragazzi, mi riferisco agli atleti russi, perché stiamo parlando di ragazzi e ragazze con disabilità, magari ragazzi di 15-16 anni anche, che non c'entrano nulla con la guerra, ma come non c'entrano nulla neanche i ragazzi ucraini, ci mancherebbe altro, sono vittime di un conflitto che non hanno deciso loro. E vederli do doverli vedere andare via comunque è stato un grande dispiacere, ma non perché fossi a favore o a sfavore, semplicemente perché siamo lì a condividere la stessa passione per lo E sport. spesso l'avete condivisa non da l'altro ieri, ma da decenni, cioè da un decennio Assolutamente, sì. almeno. E bene, grazie per aver risposto alla domanda. Tra l'altro, la motivazione sembra sia stata che alcune nazioni hanno protestato e per quello c'è stata questa marcia indietro. Correggimi se Così ci è sbaglio, stato detto anche a noi, e così anche hanno detto. alcune nazioni, alcuni comitati paralimpici lo hanno anche detto pubblicamente. Ho visto alcuni comitati che hanno esposto pubblicamente questa richiesta nei confronti dell'International Paralympic Committee di prendere una decisione. Ognuno, la loro un po' motivazione è che ognuno in questo mondo, se si vuole evitare la guerra, ognuno nel suo settore deve dare un segnale. Ed è vero, è giusto. Ognuno deve fare il suo, e se sei un atleta, se sei un'organizzazione sportiva internazionale, il tuo segnale qual è? Non è prendere un fucile e andare in guerra, ma è prendere delle decisioni, a volte anche difficili, come in questo caso, per mandare un segnale a chi di dovere. Dirvi se il segnale ha funzionato o no, non sono io a potervi dare questa risposta, e saranno i fatti che parleranno, e speriamo che veramente che tutto finisca al più presto, per tutti. Grazie ad Andrea per essere stato con noi, Grazie sempre un piacere scambiare quattro chiacchiere con te. Quindi grazie a tutte e tutti per averci seguito e ci rivediamo per la prossima puntata. a voi.